rimosso Snap da Ubuntu per diversi motivi. Intanto voglio ricordare che da anni uso la derivata Ubuntu Studio. Tra i gusti di Linux è sicuramente il migliore per chi è creativo. Infatti esce di default con diversi programmi tra i migliori a fonte aperta, sia per il design grafico che per le produzioni audio e video. Ho tolto Snap prima di tutto perché è lento, infatti è più pesante e richiede non solo più spazio sul disco, ma soprattutto risorse di sistema, come memoria e CPU. A volte il mio computer rallentava tanto che andava in crash. Un altro problema di Snap è la possibilità di conflitti tra il pacchetto e il sistema. Ne cito due più evidenti, ma che erano anche le più snervanti. Un ambiente grafico che è quello di default su Ubuntu Studio, cioè Plasma IKE, e le icone dei due browser che uso di più, Firefox e Chromium, sparivano dal pannello, o meglio, rimanevano lì ma diventavano invisibili. Ma visto che ho quasi una trentina di icone sul pannello, che è la barra poi in alto, di default in alto, diventavo pazzo a trovare sia la volpina di fuoco che il browser di Google. A proposito di quest'ultimo, avevo il secondo problema principale di Snap. Le password su Chromium non venivano mai salvate. Così, a ogni benedetta pulizia della cache, mi ritrovavo a dover ricordare le password e spesso sbagliando, mi toccava poi ricorrere alla procedura di recupero. Un consiglio, visto che le istruzioni per rimuovere Snap completamente sono presenti dappertutto in rete, è quella di copiare in un file di testo tutti i comandi e i file per liberarsi definitivamente di Snap. Io non riesco a rinunciare a Ubuntu Studio e senza Snap, ora lo sfrutto al meglio. Canonical dovrebbe cercare di fare un po' meno il cattivo.